Gli agenti della polizia di Battipaglia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di 32 anni domiciliato a Colleano. I poliziotti della squadra investigativa sono venuti a conoscenza che l'uomo aveva instaurato una proficua attività di spaccio di hashish, soddisfacendo le richieste di innumerevoli assuntori locali, soprattutto della zona del cratere. Gli agenti hanno eseguito un mirato servizio di osservazione nei pressi dello svincolo autostradale di Sicignano degli Alburni, atteso che il pusher era stato notato imboccare quel tratto a bordo della propria autovettura. Trascorsa circa un'ora, il giovane è ritornato ed è stato immediatamente fermato all'uscita dell'autostrada. Nell'occasione, il 32enne è apparso subito agitato e ansioso, atteggiamenti che hanno confermato i sospetti dei poliziotti, che hanno deciso di approfondire il controllo con una specifica perquisizione. Nei pantaloni è stata ritrovata cocaina, circa un grammo, e all'interno del vano motore, esattamente nell'alloggio della batteria, gli investigatori hanno accertato la presenza di un panetto di hashish di circa 100 grammi. Dopo la perquisizione in auto, quella nell'abitazione del fermato, che ha consentito di rinvenire altro hashish e dosi di marijuana, oltre al materiale utilizzato dal pusher per il confezionamento dello stupefacente da porre in vendita. Quindi è scattato l'arresto.